certamente un segmento molto importante, il segmento dei crossover B. Noi siamo presenti con la 2008, che in effetti nasce un po' dallo spirito e dall'architettura di 208, una vettura piccola, compatta, leggera, ma allo stesso tempo molto spaziosa all'interno, un grande bagagliaio e molto sicura. Ha lo stesso concetto di esperienza di guida di 208, un cruscotto posto più in alto per lasciare, per distrarre pochissimo il conducente dalla guida, perché l'occhio si sposta pochissimo dalla strada alle informazioni di guida, un volante piccolo, compatto, che dà grande maneggevolezza alla vettura, ma regala anche più spazio per le gambe del conducente. E poi l'intrattenimento a bordo, oggi fondamentale, un grande schermo touchscreen da 7 pollici per dare tutte le informazioni di guida al conducente, ma anche per intrattenere a bordo anche i passeggeri. Una vettura abbastanza trasversale, pensata per i giovani, uomini e donne che vivono nelle grandi città e lavorano nelle grandi città, che però poi al weekend amano evadere, amano uscire dalle grandi città inseguendo i propri hobby, le proprie passioni, si portano verso la montagna, verso il mare. Pensata anche per le giovani famiglie che hanno bisogno di una vettura polivalente, perché in effetti di 2008 il concetto principale è la polivalenza, una vettura fatta per più usi e quindi che comunque permette a una famiglia di avere una vettura sola, che può portare in giro la propria famiglia ma può anche portarsi verso il tempo libero, una vettura spaziosa che permette di ospitare il passeggino e i seggiolini. Arriverà a giugno 2013, un prezzo di partenza di 15.100 euro con il motore 1200 3 cilindri benzina da 82 cavalli, un motore poi 1600 benzina da 120 cavalli e poi la nostra abituale completa gamma di motori diesel, 1400 HD da 68 cavalli, 1600 HD da 92 cavalli e 1600 HD da 115 cavalli, quindi sulle motorizzazioni diesel ovviamente lo stop and start.